vabbè, manco troppo. È troppo carina, macchia. Qua rimbraccia Stefano. Che carino. Ah, quella sulla quando le abbiamo fatto fare il bagnetto. Che carino dentro la sua mini vaschetta. No, vabbè, troppo bella. No, vabbè, con tutte le sue piume gialle era morbidissima quando la toccavi, guarda. Praticamente, ragazzi, quando io facevo neanche un passo, lei mi seguiva come se era un cagnolino che troppo carino era. Uffa, quanto mi manca. Era troppo morbida e carina. Anzi, chissà quanto è cresciuta. Secondo me è diventata una bella papera. Che con le piume, diciamo, bianche. Sì, perché si vedeva di già che aveva un po' di piume bianche. Era troppo morbida. No, vabbè, ho avuto un'idea. Babbo! Sì, che urli? Dimmi, cosa c'è? Ma ti ricordi la papera macchia? Sì, me la ricordo, che c'è? Ma a chi l'abbiamo data? L'abbiamo data, se ricordo bene, a due persone anziane che si sentivano soli e allora per compagnia gli abbiamo regalata la paperella. Perché? Me la posso riprendere? Che prende? Mica gli animali regalati si possono riprendere di nuovo. Non sono mica peluche, sono Ma animali. la papera è la mia, l'ho trovata io! Era la tua, ora non è più tua e basta, dai! Che c'è, Giorgia? Dimmi. Ti ricordi la papera macchia? Certo che me la ricordo, quant'era bellina. Me la posso riprendere? Amore, sarebbe meglio di no perché abbiamo anche due cani in casa. Ora, Lucio forse è abituato, ma chi ha? Non lo so, amore. Dai, mamma, ti supplico, per favore. Giorgia, piano, ma ti supplico. Io non sono d'accordo. Hai già chiesto a babbo? Sì. E che cosa ha detto? Allora Giorgia, se babba ha detto di no, io ho detto di no, e no. Ma dai, però, la papera è la mia! È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Uffa, la papera è la mia, l'ho trovata io. Non è che il babbo così dal nulla prende un animale mio e lo regala a qualcun altro. Quei signori non si permettono di prendersi la papera, non è giusto, la papera è la mia, me la rimani indietro! Però forse mi è venuta un'altra idea. Voi ragazzi da casa lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Ragazzi, sto chiamando Stefano. Non rispondi. Pronto? Ah, pronto Stefano. Dimmi Giorgia. Stai facendo qualcosa per caso? No, è come al solito. Allora potresti venire a casa mia? Va bene, volentieri, ma per giocare, vero? Sì, per giocare. Ok, allora arrivo subito, va bene? Va Ciao! bene, ciao. Lui penserà di venire qua per giocare, ma io ho un'altra idea per lui. Sì, come dicevo, aspetta che non sento niente, non capisco. Ah, aspetta, forse stanno bussando, no, mi stanno buttando la porta a terra, aspetta, che ti richiamo dopo. Arrivo! Oh, ma chi è? Il terremoto! Finalmente, zio! Grazie, scusami, ma poi, ma che si bussa così, eh? Mi butta, non aprivi! Prima o poi mi casca a terra sta porta, dimmi, cosa c'è? Dov'è Giorgia? Sarà in camera? Allora vado, ciao! Cioè, ma una cosa più normale, no? Un campanello, ding dong, no, tu 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 tu! Incredibile! Ciao Giorgia! Allora, che si gioca? Ah, ciao Stefano! Beh, in realtà non ti ho chiamato per giocare, ti ho chiamato per chiederti un'altra cosa. Ma io volevo giocare! Oh, va bene, e allora chiedimela, dai, ormai sono qui. Stefano, ti ricordi Macchia? Macchia? Chi è? La Macchia? papera. No, non mi ricordo. Macchia la papera con la macchietta in testa, Ah! gialla. Sì, ma è passato un sacco di tempo da quella volta. Sì, mi ricordo di papera, di macchia volevo dire, sì. E quindi? Beh, te Stefano, sai dov'è?
certo che lo so, ce l'ho portata io. Beh, perché non l'andiamo a prendere e ce la teniamo? Aspetta, stai parlando di rubarla? No, non è rubare, penseranno di che è scappata. Beh, può succedere, eh. E poi non la stiamo rubando perché è la mia la papera. Sì, ok, Giorgia, ma se lo zio lo scopre? Non lo scoprirà mai. La cosa è grande, ce l'abbiamo nei nascondigli per nasconderla. E poi quanto sarà cresciuta mai? Va bene, ma come ci andiamo, scusa, a prenderla? Perché io la macchina non ce l'ho. Con la macchina del babbo? Ok. Sì, potrebbe andare. Allora partiamo subito? Aspetta, mi devo mettere le scarpe. Va bene, io ti aspetto fuori. Va bene. Ah, ragazzi, vi piacciono le nostre scarpe? Se le volete pure voi le potete acquistare sul sito Mima Nera Shop. Ci sono di due colorazioni, rosa, bianche, e ci sono pure un modello maschile che sono tutte celesti e lacci verde fluo. Giorgia, Stefano, che volete qualcosa? Babbo, per favore, ce la presteresti la macchina? Ti supplico! Scusami, non potete prendere la macchina di Stefano? No, babbo, è venuto in bicicletta come sempre. Ho capito, va bene. Senti, ma se ve la do, dov'è che dovete andare? Che diciamo? Che le caramelle? Il giocattolo? Che cosa gli diciamo? Giocattolo. Andiamo a prendere un giocattolo. Ancora giocattoli in casa? Ne abbiamo così tanti! Va bene, sì, però io i soldi non te li do. Quanto sei tirchio, ora glieli do io 50 euro. Giorgia, vieni, te li do io 50. Vatti a comprare cosa vuoi tu. Va bene. Ok, queste sono le chiavi. Però vi raccomando, state attenti con la macchina mia. Tranquillo, zio, sei in buone mani. Buona, sì. Hai visto che bello, Stefano? Ci abbiamo guadagnato pure 50 euro. È vero. Dai, allora andiamo però, eh. Vai, mi raccomando, Giorgio, metti la cintura, eh. Sì, sì. Non voglio problemi, eh. Me la metto, non metterla, mettere l'ansia. Ok, va bene. Stefano, ma sei sicuro che siamo nel posto giusto? Sì, mi pare di sì, forse... Sì, è questa, sono abbastanza sicuro. Però dobbiamo stare attenti, non ci dobbiamo far scoprire. Lo so, infatti, quindi voce bassa, per favore. Guarda cosa ti ho preso per non farti scoprire. Farmi scoprire? Un passamontagna? Giorgia, ho letteralmente una felpa tutta colorata! Secondo te un passamontagna impedirà di farmi scoprire, scusa? Dai, almeno non ti si vede la faccia, mettitelo. Ma che discorsi sono? Che bello! Bene? Sì? Salvo! Che c'è? Scusa se ti disturbo. Sì, dimmi. I ragazzi? Giorgia e Stefano, se non sbaglio, sono usciti che dovevano comprare un regalo con la nostra macchina. A proposito, dove sono? Si è fatto anche tardi. Li chiamo e ti faccio sapere, vai. Bravo, bravo, fammi sapere. Stefano! Cosa? Mi sta chiamando qualcuno. Chi ti sta chiamando, vero? Il babbo. Dai, forza, rispondi. Pronto? Pronto, Giorgia? Senti, è tutto a posto? Sì, stiamo scegliendo il giocattolo, ancora ci vorrà un bel po'. Va bene, però vi raccomando, state attenti con la mia macchina. Siamo capiti? Bene, a dopo, ciao. Sì, tranquillo, ciao. Per fortuna l'abbiamo scampata. Bene, andiamo. Andiamo. Giorgia, scusa, io non ce la faccio a cercare macchia con questo passamontagna. Non ci respiro, per favore, è anche troppo caldo. Quindi posso metterlo lì? Va bene, fai come vuoi, tu se ti arrestano, eh? Mi arrestano, va bene, preferisco. Andiamo. Stefano, l'abbiamo trovato lì. Ah, è vero. Che carina. È vero, ma aspetta, quanto è cresciuta? Dall'ultima volta era piccola così, ora è gigante. Infatti è enorme. Stefano, però ora vado a prendere te. Magari dammi mano, che dici? Dai. Dammi mano, però. No, io resto qua. Macchia, vieni qui. Dove vai? A scappare. Macchia. Vieni, guarda, ecco. Presa, sì, è presa. Ecco, vieni qui. Ok. Ferma, buona. Stai tranquilla. Ok, l'ho presa? Sì, direi che adesso è tranquilla. Dai,
Sta tranquilla. Ah, oh, bravo, l'hai presa. Però Stefano, adesso andiamocene da qua, se no i proprietari se vengono. A noi però, non alla papera. No, a noi. Dai, andiamo, forza. Vieni Stefano, muoviti. Beh, Stefano, il peggio l'abbiamo fatto. Sì. Adesso il problema è dove la mettiamo? Dove la mettiamo? Nel portabagagli, no? Va bene, nel portabagagli, andiamo. Muoviti, Giorgia! Veloce! Fatto! Ok, distendi il telo. Oh, 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 calma. Non la far scappare. Oh, oh, voglio scappare. Veloce, veloce. Ci provo. Ecco, vai. Stai qui. Vai, ok. Mi raccomando, stai tranquilla qui. Vai, ci vediamo tra poco. Ciao macchia. Tra poco. Forza, veloce. Vai Stefano, prendila. Però mi raccomando, non ci facciamo scoprire dal babbo. Andiamo. Aspetta. Muoviti. Okay, arrivo, arrivo. Andiamo, andiamo su. Dai, veloce, veloce. Bellina. Giorgia, ha fatto la cacca lì davanti. E vabbè, la pulisci te dopo. La pulisco io? Speriamo non se ne accorgano però, E va bene, andiamo macchia. Andiamo, veloce, dai, dai, forza. Macchia, vieni. Dai, dai, andiamo, andiamo, forza, forza. Macchia, su, tieni. Oddio, che carina. Macchia. Vieni. Ok. Non c'è nessuno, Stefano, muoviti. Giorgia? Sì, nonna? Sbaglio, quella era una papera? Sì, nonna, quella era una papera, ma una papera peluche. Ah, ok, ma sembrava vera, sembrava. Ciao! Che paura, Giorgia, questi scherzi, guarda. Ah, comunque, bentornati. Come va tutto questo tempo? C'era tanto traffico. Ah, ok. E me lo fa vedere questo regalo? Non l'abbiamo comprato. Ma come non l'avete comprato? Siete mancati circa un'ora e poi non l'hai comprato? Vedrai, non c'era nulla che non mi piaceva. Ok, va bene. Allora, va bene. Allora, niente, io posso continuare a lavorare? Aspetta, c'era una cosa che mi piaceva, sì, ma costava di più di 50. Meno male che non l'hai comprata allora. Ok, posso lavorare adesso? Vai, lavora, lavora. Ok. Ce l'abbiamo fatta, batti 5. Wow! Che ne dici di celebrare la riuscita del piano ballando la canzone L'arcobaleno? Ma sai che quasi quasi ci sto? Va bene. Dai. Stefano, ma secondo te cosa mangerà Macchia? Boh, credo mangi le stesse cose dell'altra volta, tipo, non lo so, cracker, fette biscottate, comunque qualcosa inerente al pane, no? Ok Stefano, allora te stai qua con Macchia e stai attento a non farlo scoprire e io invece vado giù a prendere il cibo. Va bene. Va bene. Vai, veloce però. Speriamo però che non arrivi lo zio. Sono. Ah, eccoli. Erano qua davanti, ma non li avevo visti. Prendo questi qui. Poi cosa prendo? Questi. E queste cosa qui. Credo che siano fette di biscottate. Vabbè, le prendo comunque. Aiuto. Perfetto, ora possiamo andare a dar mangiare a Macchia. Non ce la facevo più. Stefano, Giorgia, tutto ok? Oh, 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 no, ce l'ho zio. Devo nascondere. Vai, qui sotto, Macchia. Vai, qui sotto, forza, forza.
rispondete? Stefano? Hai una faccia un po' sospettosa, dov'è Giorgia? È andata giù a prendere la merenda. Io la sto aspettando. Ok, vado a controllare, perché hai una faccia un po' sospettosa te. Giorgia? Sì? Cosa c'è, mano? Cracker? Per merenda? Scusa, da quando tu mangi i cracker? Non mangiavi più un cake, scusami. Sono finiti. Come? E poi non mi andavano. Ok, oggi sei un po' strana anche te, eh? Ok. Comunque ragazzi, oggi non me la raccontano giusta. Mi sembrano molto sospettose tutte e due. Se siete d'accordo con me, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Eccomi Stefano. Ma... Quanto roba hai preso, Giorgia? Cracker. Cracker? Ma non mi sembrano solo cracker, o sbaglio? Sì, ho preso anche dei biscotti e delle fette biscottate. Vabbè, prendo i cracker, va bene? Che vabbè. Forse sono meglio. Smetti no, di mangiarmi. Secondo me sono meglio i braccialetti. Sì, mi sa che ti piacciono, guarda. Ehi, macchia, ma questa cosa, questo pizzo non l'aveva anche quando era piccola. Vero. Allora, macchia, macchia. Poi? Aglio. No, tu l'hai sputato? No, mangialo. Dai, è qui, è qui. Macchia. Forse vuoi un pezzettino più piccolo. Vado a provare. Macchia. Macchia. Dagli a te perché a me mi muore. Macchia, guarda, la vedi? No, eh. A questo punto direi che le papere non mangiano i cracker. Secondo me mangiano gli insetti. Beh, che schifo. Mi sa di sì, sai. Ehi, piccola. Ma la piccola lo mangiava. Ah, l'ha mangiato. Ma l'ha risputato un pezzettino, però l'ha mangiato. Aspetta, riproviamo. Ma non ti fa male quando le dai. No, non fa male, non mica morde. Non ce l'ha neanche lei. Vedi, che bellina! Allora, vedi, mi piace, soltanto che è un po' tonta, non ci arriva subito. Ah, carino, vai, ancora. Oh, vedi? Riprova, vai. No, questo è troppo bello. È un più piccolo, vabbè. Vedi, allora gli piace. Che carino! Carino, come sei carino! Che puzza, beh. Stefano, ora la pulisci perché a me mi viene da vomitare. No, io non la voglio pulire. Poi è stata tua l'idea di riprenderla. Quindi ora ti becchi le conseguenze. Vai a pulire, su, forza. Io non ci voglio entrare niente. Allora se mi fai pulire a me, dico al babbo che abbiamo preso la sua macchina solamente per andare a rubare la papera. Sempre questo ricatto. Va bene, ok. Allora io pulisco, però te vai a prendere i prodotti, va bene? Ci siamo, vado. Mamma, me lo dai lo sgrassatore con un po' di Scottex, per favore? Cosa? Lo sgrassatore, lo Scottex, per fare cosa, scusa? Secondo te, mamma, per pulire la stanza, no? Ok, Giorgia, io te li do, però mi sembra troppo strano che ti metti a pulire. Tieni. Cosa sentono le mie orecchie? Che hai detto, Giorgia, che tu devi pulire la tua camera? Ma stai bene? Sì, perché non lo posso fare? Che schifo. Stefano! Che vedrai, tocca pulire! Ma che schifo, okay. Dai però, senza guanti! Tanto, mica la tocco, Okay. Che puzza, Stefano! Molto meglio, passami altro Scottex, per favore! Tutto il rosso mi piace! Grazie! Oh, che puzza, pulisci bene perché questa è camera mia e la voglio pulita. Ok, pulito. Senti Giorgia, che ne dici di portarla giù magari fuori che sta meglio e almeno evitiamo che rifaccia la cacca in camera? Va bene, sono d'accordo. Anche perché il babbo oggi lo vedo molto sospettoso. Vabbè, andiamo. Dove andiamo? Io direi laggiù, almeno non ci scoprono. Va bene. Macchia? Portiamola. Vai, macchia. Vai. Vai.
Corri. Brava! Quando mangio è troppo carina. È adorabile. Su, macchia. Macchia. Che carina. Però basta lanciare questi sassi perché ho paura che se li ingoia. E se se li ingoia sono guai. Quindi togliamoli, per favore. Stefano, ma che dici? Se noi ci allontaniamo e ci nascondiamo, lei ci viene a cercare? Non lo so, proviamo? Andiamo. Corri, Stefano, corri! Che carina, è venuta! È vero! Ci ha seguiti, che bello! Che schifo, ha fatto un'altra cacca. Sì, ma io questa volta non la pulisco, E va bene, va bene, la lasciamo lì. Tanto il babbo non se ne accorgerà mai, sta sempre dentro casa. Sì, poi magari pensa che sia di un animale selvatico, no? E infatti, andiamocene. Come si saranno cacciati quei due? E questo? Piume? Ma quante ce ne sono? Ma perché tutte queste piume in casa? Ma sono tante! Oh, è questa? Ma è gigante questa piuma! Non capisco. Cinzia! Potresti venire per favore? Salve, che succede? Che succede? C'è le scale che sono coperte di piume. E guarda, questa è enorme. Che ci fanno questi piumi in casa? Bella domanda. Potrebbero essere magari di una colomba che sono rimasta incastrata nello zaino di Giorgia perché fuori giocava fuori scuola e poi quando è rientrata le ha seminate. A parte che la colomba, mi sembra che se non sbaglio, è grigia, non è bianca. Comunque, a proposito di Giorgia, vabbè, queste prende e magari li butti. A proposito di Giorgia, oggi mi sembra un pochino strana, sempre schiva, un po' sospettosa, insieme a Stefano. Te peccato che si è accorta di qualcosa? Chiaramente, Salvo... Prima mi ha chiesto lo scottex e lo sgrassatore perché voleva pulire camera, appunto, pensa te. Quando mai le ha pulito la sua camera? Mai. Mai, esatto. E poi invece io l'ho beccata sulle scale che dice che stava facendo merenda con i cracker. E da quando? Mangia sempre plum cake. Quello che mi chiedevo anch'io. Quindi c'è qualcosa che non va oggi. Ah, Giorgia, anzi facciamo così, tu devi buttare queste piume e io vado a controllare perché in camera non ci sono e probabilmente sono fuori, vado a controllare. Ok, io vado a buttare queste, che sono morbidissime. Stefano, che dici di farla passare dentro al cerchio? Magari la... Cerchio? Ma è mica siamo al circo, scusa. E va bene, la domestichiamo. Va bene, se per te è da domesticare questo, che lo fai? Te, io? Io. Vai, cucciola! No, vai, cucciola! No, non vuole passarci. Vai, perfetto, ci riproviamo. Stefano, te spingi là dentro. Vai, posso vedere il cerchio? No, non vuoi. Dai, qui. Diciamo che sono stato più io. Infatti, lei non ci voleva per nulla passare. Non credo che sia destri così comunque, Giorgia. Lo so. Io lascerei perdere. Infatti, bravo. Ma vedo una cosa camminare sul giardino insieme a Giorgia e Stefano. Ma mi sembra anche che sia un animale? Quello mi sembra che è un animale! Cinzia! Che c'è? Come che c'è? Ho guardato quei due fuori e ho visto che insieme a loro due c'era una cosa a terra che camminava. Bianca. Ed è secondo me è un animale! Un animale? Sì, andiamo bianco. A vedere, vieni! Andiamo! Vieni. Allora, che ti sembra? Salvo, è un animale! Quello che immaginavo anch'io. Quindi lei ha portato un animale in casa senza dirci nulla. Ora mi sente. Giorgia? Stefano? Giorgia, spostati. Sbaglio! Oh, quella
È una papera! È proprio una papera, Quindi questo vuol dire che tu hai portato un altro animale in casa senza dirci nulla, Giorgia! Io vorrei sapere dove l'avete trovata! Che carina, però! È scappata al vicino. Senti, quale vicino? Io non mi ricordo nessuno vicinato che ha una papera. E se in ogni caso fosse scappata, perché non gliel'avete riportata indietro? Però dammi un minuto, fammi guardare questa papera, perché mi assomiglia a qualcuno. Ora ricordo, questa papera è Macchia, la paperella che tu avevi trovato l'altra volta al parco, che però io avevo regalato ad altre persone. Che ci fa qui in casa? L'abbiamo presa in prestito di nascosto. In prestito di nascosto? Che cosa? Questo vuol dire che l'avete rubata, in poche parole. Avete rubato un animale a delle persone. Ma lo sai che è una cosa che non si fa? Rubare, innanzitutto non si fa, ma soprattutto non si rubano gli animali degli altri. Anche perché si rischia la galera. E io questa volta in galera non ci voglio tornare. Cioè, queste cose non si fanno. Non si fanno a prescindere, anche se era primo tuo. Ma se l'abbiamo regalato vuol dire che noi non lo vogliamo. E poi non è che ti puoi, diciamo, un giorno mi alzo e vado a prendere gli animali degli altri. Non si fa. Quindi adesso si riprende questa paperella, anzi paperona perché è cresciuta, e la riportiamo alle persone che sicuramente si saranno arrabbiati. Giorgia, siamo nei guai di nuovo, mi sa. No, sei nei guai. Sei tu nei guai. Io non c'entro niente questa volta. Più o meno. Ma quindi quella papera è Macchia. Ecco perché è così carina. Com'è cresciuta. Cinzia, anziché fare gli occhi a dolci, che mi dai una mano a prendere questa papera? Sì, perché sì, è difficile. Cucciola. Macchia. Macchia, fai piano, lo sanno tutti che hanno paura. Macchia, vieni qui. Aspetta, fermati lì. Io vado da qui e poi stringo il territorio e tu vai. Così. Macchia, vieni qui. Salvo. Ok, è difficile. Macchia, ferma lì, ci penso io. Macchiolina, anzi macchiolona, vieni per favore qui che ti porto dai tuoi patroni veri. Oh, Salvo, ho paura che entri in piscina. Aspetta, no, che entri in piscina, tanto c'è il telo. Lo so. Ok. Se va lì chi la vai, riprende? La riprendo io. Macchia. Com'è? È difficile! Come fai a fare questo bagno? No! È finito sotto! Macchia! Ok! Dov'è? Vieni! Ma come si fa adesso a prenderlo laggiù? Cinzia, infilati dentro! Sì, aspetta! Macchia! Ok! Macchia! La farà? Salvo! Dimmi! Sono incastrato! Allora esci! È uscita! È uscita di là? Ok, sì. Vado! Non ce la fanno! Troppo figo! Non ce la fanno! È tirato il trampolino! Infatti, ma corre, ma allora non riescono a stargli dietro! Che ridete! Anzi, Stefano, siccome ci sei anche te in questa cosa, impicciato, vai a prendere la paperella, ok? Se non torni più a casa nostra! Vai, veloce! Vieni, presa! Aspetta, ok. Ferma, ok. Ma come ha fatto in così poco tempo? Non lo so come ha fatto, però meno male che l'ha preso così la porta mai padroni. È vero. Vieni. Bene, adesso che Stefano ha la paperella in mano, si prende e si porta dai padroni. Ma prima, vuoi dire qualcosa ai nostri amici da casa? Voi ragazzi da casa, non rubate mai gli animali degli altri, perché è maleducazione e potreste finire pure in galera. Esatto, quindi dammi l'orecchio e andiamo. L'orecchio sì. Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, come vedete non sono in casa, sono fuori vicino alla macchina. Giorgia è a casa con la mamma, che la mamma la sta vestendo, la sta preparando, ma a sua insaputa gli stiamo preparando una super sorpresa. Vi ricordate che qualche settimana fa abbiamo fatto la festa di compleanno del nostro cagnolino Lucio, e se non l'avete visto andatelo a vedere. In quell'occasione lì praticamente c'erano diversi cagnolini che sono venuti a trovare Lucio, che erano i compagnetti di Lucio, tra cui c'era una cagnolina che si chiama Alba, che è un cane trovatello. Giorgia in quell'occasione lì si era innamorata tantissimo di quel cagnolino. Dopo però che cosa è successo? Che a fine serata il padrone l'ha portata via. Giorgia è scoppiata in un fiume di lacrime e gli si era promesso che quando voleva poteva andarla a trovare. Fino ad oggi non ci siamo riusciti. Allora che cosa ci è venuto in mente a me e alla mamma? Di prendere il cagnolino e portarla a casa. Quindi adesso che cosa farò? Prendo la macchina. Vado da Alba, la prendo, la metto in macchina, la porto a casa e sono proprio curioso di vedere che faccia farà appena si vedrà il cane davanti. Se lo siete anche voi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a prendere Alba.
Aldo, sei arrivato? Sì, sono arrivato, vieni, vieni, guarda, guarda che c'è in macchina. Vediamo. Sei pronta? Ciao Alba! Vieni, vieni. Bellissima. Vieni giù. Ok, Alba, guarda che siamo arrivati, qua c'è casa nostra, qui c'è la mamma, Sei tu po', ma Giorgia dov'è? È in camera sua che sta giocando col cellulare. Ma non si aspetta niente? No. Non sa nulla? No. Sta giocando e basta? Sì. Alba, hai sentito? Ora gli facciamo la super sorpresa. Ok, io direi di andare. Vai, andiamo. Andiamo, vieni. Andiamo, Alba. Piano, perché dalla finestra la signorina Giorgia potrebbe sentire. Potrebbe sentire, capito? Alba, non appaiare. È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Giorgia! Dove sei? Posso? Che fai? Guarda il telefono! Come sempre, come tutte le mattine. Meno male che tra un po' inizia la scuola. Senti un po', potresti staccare il cellulare per qualche minuto e venire giù insieme a me? Che io e la mamma ti abbiamo preparato una super sorpresa. Ok, arrivo. Va, metti delle ciabatte per favore. Sì. Ok, vabbè, sono pronta. Sei pronta? Sì. Sei emozionata? Non so che sorpresa mi avete fatto. E quindi non sei emozionata? Cioè sì, sono emozionata. Però non ti interessa perché non sai che sorpresa è. No, sì, vabbè, dai, andiamo. Andiamo, ok. Aspetta, non guardare. Facciamo così. Cinzia, senti un po', per non rovinare la sorpresa, nasconditi da che parte. Mettiti nel disimpegno, vai. Vai, perfetto. Perché sennò Giorgia scendendo le scale vede la sorpresa ed essendo una sorpresa non la deve vedere. Ci sei, Cinzia? Vai. Aspetta, Cinzia, non arrivare, eh. Vieni, 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 vieni. A questo punto vieni qui, chiudi gli occhi per bene, per bene, per bene, proprio tappati. Sì. Quanti sono questi? 5. Allora! Non lo sto guardando! A questi quanti sono? 1. No, perfetto, allora ci sei. Chiudi bene. Cinzia, ci sei? Vai, al mio 3, puoi uscire, 1, 2, 3, via! Aspetta, non aprire, Giorgia, non aprire, non aprire. Ora puoi aprire? Facciamolo un po' esplorare. Anche se c'è già stata a casa mia, però. Quando c'è stata? Vediamo, lo ricordiamo ai nostri amici che magari non hanno visto il video. Scrivetelo nei commenti se l'avete già visto. E se per non coloro che non l'hanno visto, invece, quando è stata a casa nostra, Alba? Per il compleanno di Lucio. Di Lucio, esatto. Cinzia! Puoi venire un attimo? Cinzia, mi sa che ora abbiamo però un piccolo problema. Quale problema? Allora, prima sono stato fuori con Giorgio per vedere se andava bene con Alba. E già lei sta facendo dei pensieri futuri, domani, dopodomani. Mi sa che bisogna dirgli qual è il problema ora del cane. Cioè, nel senso, lei non sa come andrà a finire. Che dici te? Allora, Salvo, prima che sia troppo tardi, che si faccia strane idee, chiamiamo la Giorgia, prendiamo lei e Alba e la mettiamo seduta sul divano e gli spieghiamo la situazione. Oh, Giorgina, sei qui? Sì. Senti, potresti venire a casa con Alba che io e la mamma ti dobbiamo dire una cosa? Ok. Allora, senti un po', Giorgia, la mamma ti dovrà dire delle cose per quanto riguarda Alba, ok? Quindi ascoltala bene. Cosa, babbo? Sono curiosa. Vai. Mamma, se ci sei, digliela tu questa. Certo, allora Giorgia, oggi come vedi abbiamo portato Alba a casa, sì. Ok? Però a noi piacerebbe un sacco adottarla, ok? Come a te, va bene? Però ci abbiamo un altro cagnolino in casa? Sì. Quindi dopo li faremo incontrare, vediamo come si comportano e vediamo come va la giornata, ok? Quindi stasera purtroppo Alba torna dal padrone attuale, va bene? Però questa oggi è una prova per vedere se può diventare la sorella di Lucio.
mamma mia, lo facciamo conoscere Duccio. Ok, però Giorgia, hai sentito bene? Capito, che amore. Più tardi, in serata, il cane lo riportiamo a suo padrone. Ok, Giorgia? Non è detto che lo prendiamo, anche perché se non va d'accordo con Lucio non lo possiamo prendere. Esatto. Va bene? Cinzia, vogliamo spiegare ai nostri amici da casa da dove viene Alba? Alba ha un anno ed è stata trovata quando era più piccolina su una spiaggia. Era un cane da spiaggia, un canino abbandonato. È stata presa e accolta in una famiglia, però questa famiglia ha tanti cani, quindi Alba è in cerca di una famiglia tutta per lei che si possa occupare più di lei con tanto amore. Ecco ragazzi l'incontro con Lucio, che lui è molto possessivo, che questa è casa sua, eh? Beh, sembrano quasi felici, eh? D'altra parte ragazzi, come sapete, Lucio ha 11 anni e quindi è... Sembrano quasi contenti. Per adesso si stanno annusando, Giorgia, che dici? Sembrano che vanno d'accordo. Vediamo. Ragazzi, Alba è da prima che voleva salire su. Ok, qua c'è il mio letto dove dormirai insieme a me. Sì, lo so, ci sono le mie scarpe, ci sono un po' di naso. Adesso facciamo una prova se Alba dormirà con me sul letto. Alba, sali. Brava! Alba? No, vero, deve un po' odorare. Che odorino c'è qui? Sente l'odore di Lucio perché tutte le mattine ci viene. Ti voglio tanto bene, Alba. Alba, speriamo che babbo e mamma vogliano che te rimani qua con me. Oh, sei troppo carina, sei adorabile. Ok, è scesa. Ragazzi, c'è un piccolo problema diplomatico, se si può dire così. Alba sta giocando con un gioco di Lucio. Ora Lucio in casa non sta vedendo niente, ma se si accorge mi sa che litigano. Guardate, ha preso la renna di Lucio e ci sta giocando e la sta anche rompendo. Giorgia, perché gliel'hai data? Io non gliel'ho data, era lì. Era lì. Alba, me la dai per favore? Sì, lo so, si sa alzare le zampe. Alba sta esplorando la casa da sola. Bravo, sperando Lucio, che non faccia la pipì da qualche parte. Bravo, okay. Lucio. No, Lucio, seduto. Guarda Alba, che brava. Brava Alba, bravissima Alba. Brava Alba, ma sei bravissima. Anche Lucio, dai, anche Lucio è bravo, bravo. Oh, guarda come sono attenti. Potere di un bocconcino, cosa fa? Siamo a pranzo, io mi sto facendo una piedina, Giorgia sta mangiando e c'è Alba che non mi leva gli occhi di dosso. Forse vorrà qualcosa. Alba, che cosa c'è? Ah, seduta, cosa c'è? Non ti posso dare il prosciutto. Ora Alba, che dici, mi fai mangiare per favore e non mi osservi? Che mi metto in soggezione? Ragazzi, io sono contentissima che c'è Alba a casa mia. Oh, che carina che è. E se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in famiglia. O aiuto, mi stava tirando. Ragazzi, saranno passati forse 3 ore, non lo so. Comunque tante ore, abbiamo terminato di pranzare, abbiamo preso il caffè, è tutto. E Giorgia non si stanca di giocare con il suo temporaneo nuovo cagnolino. Se non sbaglio sono fuori che stanno giocando, andiamo a vedere perché non vorrei che gli sia scappata. Giorgia, allora che dici? Come va? Babbo, va benissimo. Alba? Mammi? Che state facendo? Stiamo giocando con la ciabattina. Di chi è quella ciabatta, Giorgia? È di Lucio. Oh, ragazzi, hanno preso un altro gioco di Lucio. Secondo me Lucio sarà arrabbiatissimo perché gli sta rompendo tutti i suoi giochi. Brava Alba, vieni qui, appala, vieni qui Alba. Oh, quanto corre, ma è velocissima. Aspetta, voglio provare anch'io. Alba, mi dai la ciabatta per favore? Hop, lascia. Non me la lascia. Ah, presa. Ora, aspetta. Hop, fregata. Vieni, hop. Oh, ma quanto salta ragazzi, ma salta tantissimo. Vediamo. Vai, sa, Alba. Hop, e... via. Brava Alba, vieni qui. Oh, hoppala. Ragazzi, ma è un fulmine.
femmine, Alba! Comunque ragazzi, come vedete, Alba si sta veramente divertendo con noi, Giorgia gli piace veramente tanto, quindi dopo sarà veramente difficile prendere una decisione se Alba rimane qui con noi o diciamo prenderci ancora del tempo e riportarla dalla sua padrona. Alba che rimane con noi, Alba che rimane con noi! Non lo so Giorgia, dobbiamo consultarci e poi vediamo, ok? Alba, mi è venuta un'idea, che ne dici se vieni con me a fare il giro sul mio nuovo quad? Allora io guido e te stai dietro a corsa che, e ti tengo al guinzaglio, Brava Alba! Brava Alba! Sei stata bravissima! Però secondo me ti è venuto un po' di sete, vieni in casa che ti faccio bere. Ragazzi, speriamo bene che mamma e babbo decidano di adottare Alba, perché io mi sono innamorata di Alba, ci sono affezionata un sacco. Comunque è stata bellissima questa sorpresa. E speriamo, incrociamo le dita. Ragazzi, è arrivato il momento brutto. Vediamo Giorgia a questo punto cosa farà, cosa dirà. Vediamo. Giorgia, dove sei? Vieni, vieni. Dov'è Alba? Alba, vieni. Giorgia, senti un po'. Allora, si è fatto tardi, la giornata è quasi finita e come tu sai bisogna riportare indietro ora Alba. Dai, Alba. Giorgia, dai, lo sapevi. Dai, Giorgia. Non voglio far restare. Come? Amore, intanto comunque bisogna portargliela, guarda, ha visto, anche lei è un po' dispiaciuta. Dai Giorgia, lo sapete, te l'avevamo detto che non è che il cane rimaneva qui oggi, era una prova, si portava qui, si controllava se stava bene con noi, se stava bene con Lucio, però bisogna portarla indietro, Amore, può rivenire? Come? Amore, può tornare? Domani non lo so Giorgia, bisogna vedere se i suoi padroni vogliono. Okay. In ogni caso valuteremo se eventualmente prendere e lasciarla qui per sempre. Ok. Però adesso bisogna portarla da suo padrone. Vuoi che rimanga qui? Ma no, ma non possiamo, Giorgia, Anche perché non abbiamo la sua cuccia, non ci abbiamo il suo mangiare, non ci abbiamo nulla, bisogna che comunque ritorniamo a casa del padrone a farci dare tutto. Ma in ogni caso, oggi non possiamo tenerla qui. E non sapevo andava a finire così. Giorgia, però facciamo così. Se ammettiamo io e la mamma decidiamo di prendere Alba con noi, ok? Ti prendi la responsabilità di portarla la mattina fuori, pomeriggio, la sera, quando ha bisogno, la accudisce, tutto quanto? Sicura Giorgia? È una promessa? Una promessa che stai facendo a me, alla mamma e a tutti i ragazzi che ci seguono a casa. È promessa? Ragazzi, avete visto? Ha promesso che in caso in cui dovessimo prendere Alba, lei si impegnerà ad accudirla e a pensare a lei per ogni cosa. Ora Giorgia prendi Alba, prendi il guinzaglio che la portiamo dal suo padrone, va bene? Guarda, torna da Alba, vai, abbracciamo, vai. Avete sentito, Giorgia non l'ha presa tanto bene. Immaginavo che poteva succedere una cosa del genere, però se vogliamo prendere Alba con noi e toglierla, diciamo, dalla sua prima casa, bisogna farlo in modo graduale. E niente, Giorgia è ancora su che si sta lavando la faccia, ma sta piangendo di brutto. E niente, vediamo come andrà a finire. Giorgia, ci accompagna anche te? Ok. Vieni Alba, su. Alba. Sali. Sali. Allora, vi siete messi comodi? Sì. Si va? Ok ragazzi, siamo arrivati. È il momento di lasciare Alba e i suoi padroni. Alba, vieni. Giorgia, vuoi scendere anche te? Vieni. È arrivato il momento di lasciarla. Sì amore, bisogna lasciarla al padrone, Buonasera. Ciao Fabio. Buonasera. Ciao Alba. Allora senti, Alba è stata bravissima. Non ha litigato con Lucio.
Ok. Gli ha rubato qualche giocattolo. Ok. Ok, però è stata brava. Vale. È bimba. È molto bimba, quindi fa come i bimbi. Siamo andati a casa. Fare una passeggiata a giro. Giorgia addirittura l'ha portata con il quad. Lascia. Sì. Ha portato anche con il quad. Quindi valuteremo eventualmente se è il caso di adottarla, se per voi va bene. Però io ne sarei contento, perché so che con voi sta bene, c'è tanto amore. Va bene Giorgia? Vieni qui, abbraccio. Perché in realtà poverina ha pianto un po' prima quando abbiamo dato la notizia che dovevamo portarla indietro. L'ho visto anche al compleanno, che non volevi lasciarla. Giorgia? Non volevi lasciarla al compleanno. Va bene, dai, saluta e che si va via. Ciao. È un po' triste. Ciao, grazie Fabio. Ciao, grazie a voi, ciao. Piange di nuovo. Ciao Alba, ci si vede presto. Vai, un abbraccio, vai. Ragazzi, siamo tornati. Alba è ritornata al suo attuale padrone. Giorgia è ancora dispiaciuta, gli manca troppo. Infatti, guardate, gli ha fatto anche la fotografia per avere come una foto di ricordo. Si vede? E niente Giorgia, ti ho promesso che ora io la mamma se ne parla e poi magari la facciamo venire di nuovo, va bene? Dai, dammi un abbraccio. Dai Giorgia, dai, ma così fai piangere anche i bambini da casa. Scusa, che cosa mi avevi detto prima quando la telecamera era spenta? Che oggi è stata una bella sorpresa. È stata una bella sorpresa, però se finiamo così non è più una bella sorpresa. Dai. Dimmi Giorgia! Ho finito di fare i compiti che mi ha lasciato la maestra. Oh, bravo! Però mi sto annoiando. E che posso fare per te? Guardarmi un po' al parco? Giorgia, ma io sto ancora lavorando, ancora devo finire di lavorare, devo rispondere a 3 email, non ti posso portare al parco, dai Giorgia! Dai babbo, ti porto il computer e almeno lavori lì. Non ci avevo pensato a questa cosa. Va bene, vai, mi hai convinto, vai, ora preparo il computer con tutto quello che mi serve e si va, ok? Ok, intanto ho preso lo zainetto. Babbo, fatto! Allora andiamo su! Giorgio, però ora non fare assoluto tuo, cioè divertiti ma non ti fare male però, ok? Giorgio, allora io mi metto qui a lavorare col computer, se hai bisogno mi chiami, ok? Ok. Bene, vai, non ti fare male, te l'ho detto. Ok, vado con la scalina. Vai. Io ragazzi vorrei tanto andare di là. Però c'è la rete, non ci dovrei andare perché è una zona molto molto vietata. Sapete perché? Perché ci sono gli animali selvatici. Ci vorrei tanto andare, anche se l'ultima volta mi ha appunto un pargospino, mi ha fatto anche tanto male. Se non l'avete visto questo video, andatelo a vedere sul mio canale. Vediamo che sta facendo il babbo. È di spalle, intanto non mi vede. Ci vado. Ok. Guardate, ovviamente non lo distruggo perché le formiche hanno fatto un bel lavoro. C'è sempre una pioggia, con mamma Cinzia quante ne combiniamo tra giochi, risate, salti e ci divertiamo. Tanto divertimento. Ciao ragazzi, è uscito il nostro primo libro. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Guardate che fungone enorme! Ovviamente non lo tocco perché potrebbe essere velenoso. È una tartaruga, addio! Ciao tartarughina! Lo vorrei prendere ma non so come si fa. Ho paura. Vediamo se faccio così. Sì, l'ho presa! Oddio ragazzi, guardate che carina che è! È troppo adorabile! Non avere paura, tartarughina! Sono una persona, non sono un mostro! Oddio! Però
mi fa pena lasciarti qua da sola. C'è lo zainetto, ti metterò lì. Tu aspetta qua e stai ferma, vado a prendere lo zaino, ok? Babbo, mi dai lo zaino? Che devi fare, Giorgio? Merenda, sono fame. Ok, vai. Tartarughina, che ti avevo detto? Resta lì. E se ne va. Vieni. Allora. Vai. Tu stai lì. Ferma. Va bene? Così ti porto nella mia cameretta e ti faccio conoscere tutti i miei pupazzetti, ok? Ma ti devo anche nascondere bene, perché se mi scopre il babbo sono guai grossi, molto grossi. Ti lascio un po' aperto, così puoi respirare, va bene? Babbo? Dimmi, sei di nuovo qua, che vuoi? Si va via? Ma come si va via, Giorgia? Ma è neanche 10 minuti che stiamo qua. Dai, mi sono annoiata. Di già? Sì. Giorgia, guarda, non ti sopporto più. Ok, andiamo a casa, ma non mi chiede più nulla però, Dai. Che caldo. Ciao, mamma. Oh, ciao. Oh. Ci fate già a casa? Mi stiamo annoiata. 10 minuti e sei annoiata. Senti, visto che ti annoi, vieni con me a stendere i panni? No, mamma, è meglio giocare in camera. Ok. Devo stare attenta a mamma e babbo, perché se scoprono che ho la tartaruga dentro lo zaino, sono molto guai. Vieni qua, tartarughina, esci da questo zaino. Oddio, ma sei troppo adorabile. Sei carinissima. Ma sei un maschio o una femminuccia? Io me ne intendo di queste cose, quindi secondo me sei una femminuccia. Ti devo scegliere un nome però. Oh, idea! Ti chiamerò Camilla. Ti piace questo nome? Vi piace anche a voi? Dai, Camilla, che schifo, hai fatto la cacca. Ora però devo andare a prendere qualcosa per pulire questa cacca, perché se mamma e papà la scoprono sono guai grossi, molto grossi. Dove vai con lo sgrassatore te? E niente, mamma, vado a pulire la camera. Non l'ha mai pulita? Però che schifo, lo butto nel gabinetto. Ci avrai fame adesso, Camilla, però non so che cosa mangia. Cerco su internet, allora. Tu sei qui? Ferma. Cosa mangiano le tartarughe? Mangiano l'insalata, i pomodori, le zucchine. Mamma, mi serve l'insalata e i pomodori, ok. Dov'è l'insalata e i pomodori? Ah, sono qui. Allora, prendo una foglia di insalata. Ma che ci fa con l'insalata e il pomodoro? Faccio merenda. Cioè, tu fai merenda con l'insalata e il pomodoro? Da quando? Da ora, sono diventata vegetariana. Vegetariana? Gente che strana. Guarda, Camilla, ti ho preso due cose che adori, squisitissime. Allora, te le metto qua, almeno inizi di già un po' a mangiare. Prendo la scatola.
Salvo! Dimmi! Ma Giorgina mi ha chiesto un cerotto ora. E poi l'ho vista strana, puliva camera prima. Non l'ho mai pulita la camera. Eppure ha preso lo sgrassatore, lo Scottex. Senti, un po' strana è perché prima ha preso una foglia di lattuga con un pomodoro, è andata in camera, gli ho chiesto che cosa doveva fare, ha detto che ci faceva merenda, dicendo che era diventata vegetariana. Dici, secondo te che ci sta nascondendo qualcosa? Secondo me sì. Io andrei a dare un'occhiata, che dici? Vado io, vai. Giorgia! Che c'è, babbo? Senti un po', Giorgina, non è che mi stai nascondendo qualcosa? No, babbo. Sicura? Sì. Non è che ti sei fatto un piercing? No, babbo, guardami, non c'è niente. Ti sei fatto un tatuaggio? No, babbo, c'ho questo, ma ti ho chiesto il permesso. Ah, ok. No, perché io e la mamma abbiamo il presentimento che ci stai nascondendo qualcosa, quindi non stai facendo nulla di strano? No. Sicura? Sì. Ok, va bene, allora solo l'impressione mia. A dopo. Ci è mancato poco. Brava Camilla. Salvo! Dimmi! Glielo vai a chiedere a Giorgia cosa vuole per cena, per favore? Ok, vado. Giorgina, senti un po', ha detto la mamma, cosa vuoi per cena? Pasta in bianco. Sei sicura? Sì. Non è che la vuoi un pochino a pomodoro? No, babbo, pasta in bianco. Ok, vado a dire alla mamma. Cinzia? Sì? La Giorgina vuole pasta in bianco, come al solito. Comunque quel peluche a forma di tartaruga che gli ha comprato è veramente fighissimo, sembra vero, guarda. Non gliel'ho comprato io. Neanche io. Eppure aveva una tartaruga in mano. E se non è un peluche che tu non hai comprato, che non ho comprato io, vorrai vedere che è una tartaruga vera? Vado a vedere, andiamo a vedere. Oh mio Dio. Giorgia, che cosa mi stai nascondendo? Niente. Come niente? L'ho visto, appena sono entrato hai messo qualcosa dietro la schiena. Che cos'è? Un peluche. Che peluche è? Non te lo ricordi se me l'hai comprato l'altra volta. Giorgia, sto vedendo un qualcosa che si sta muovendo dietro di te. Ma è una tartaruga. Fammela vedere. Ma è una tartaruga vera. Sì. Ma dove l'hai presa la tartaruga vera, Giorgia? Al Ma come al parco? Ma non mica l'ho vista io! Ma dove l'avevi nascosta? Ma sai che poteva morire soffocata dentro lo zaino? Ma Giorgia! Non lo so, ma mi faceva pena lì da sola! Ma non si prendono gli animali se si trovano a giro, Giorgia! Ma guarda, ma non può essere che ne combini una dietro l'altra, Giorgia! Ma poi ero lì, me lo potevi chiedere! Scusa, babbo, ho visto una tartaruga, la possiamo portare a casa? E io ti avrei detto di no! Appunto che l'ho portata a casa. Giorgia, ma non si fa. Giorgia, non si fa. Mi hai fatto arrabbiare anche oggi. Ma può essere mi fa sembrare arrabbiare. Guarda, poverina. Ma magari l'hai presa da lì che c'aveva anche, non so, la moglie, il marito, non so se maschio o femmina. C'aveva anche i bambini. E ora tu l'hai portata via. Non ti senti in colpa ora? Sì. Allora, basta Giorgia. Ora la prendiamo e la portiamo a capo. Aspetta, Salvo. Non arrabbiare così tanto. Ma mi fa sempre arrabbiare, fa sempre le cose di testa sua, senza chiedere permesso. Però è carina. Sì, carina, ma non si prendono questi animali da giro. Allora, Giorgia, intanto la mettiamo nella scatolina. Sì. La mettiamo nella scatolina. Che c'è un po' di cibo. Anche. Senti un po', fammi vedere il dito. T'ha morso lei? Giorgia, se era nel prato, sarà selvatica e non si portano a casa gli animali selvatici, ok? Allora l'unica cosa da fare secondo me è di riportarla là. Ok Giorgia? Mi dispiace. Ma ti dispiace cosa? Che la dobbiamo riportare lì? Sì. Perché la vuoi? Sì, è troppo carina, poi io gli ho dato anche il nome. Che nome gli hai dato? Camilla. Pure? Camilla, okay. Facciamo vedere Camilla. Ciao Camilla, però Giorgia non la possiamo tenere. Facciamo così, direi di concludere il video e portiamo la tartaruga al parco. Ma però mi dispiace un sacco. Lo so, ma è la cosa migliore. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi che è domenica mi voglio rilassare e giocare. Intanto ho fatto tutti i compiti, poi ho rifatto tutta la camera. Adesso non mi resta che vestirmi perché così sono inguardabile. Questo qui è l'outfit che ho scelto per andare fuori a giocare. Se vi piace lasciate un bel pollicione. Appena sono pronta chiederò al bambino.
sono stata bravissima. Adesso mi devo cambiare, però voi non mi potete vedere. Ciao! Sono pronta! Adesso non mi resta che andare a chiedere al babbo se posso andare fuori. Babbo, babbo! Babbo, babbo, babbo! Dimmi, Giorgia! Vuoi venire fuori a giocare con me? No, Giorgia, ma mi dispiace, devo lavorare. Babbo, ma oggi è domenica, lavori anche oggi? Giorgia, mi dispiace, lo so, però c'ho tanto lavoro accumulato e lo voglio recuperare. Anzi, a proposito, ma i compiti l'hai fatti tu? Sì, babbo, ho fatto i compiti e ho sistemato la camera. Ma sei stata bravissima, ti do un bacio. Allora, facciamo così, Giorgia, te vai fuori a giocare. Io appena finisco, penso 20-30 minuti, ti raggiungo e si gioca a palla, giochiamo con la piscina, giochiamo con quello che ti pare. Va bene. Va bene? Vai. Quello. Ma quello è un cavallo! No, anzi, un mini cavallo! No, neanche! È un pony! Lo devo subito dire al babbo! 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 È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Dimmi, Giorgia, sei di nuovo qua, dimmi, cosa è successo? Nel giardino c'è un pony. Giorgia, dai, in giardino c'è un pony, che ci crede? Nessuno, dai, lo so che mi vuoi portare fuori a giocare, ma non posso, devo lavorare. No, va bene, nel giardino c'è un pony. Sì, e in piscina c'è un elefante. Giorgia, dai, tu mi fai perdere tempo, più tardi vengo fuori, quindi dai, Giorgia, vai a giocare fuori, vengo dopo, dai. No, babbo, ma è vero! Giorgia, non ti credo, ok? Mi fai lavorare per piacere e puoi andare per piacere? Va bene. Uffa, ragazzi, il babbo non mi crede mai. Ragazzi, il babbo non mi crede mai. Eppure l'avete visto anche voi il pony, è vero? Se è vero, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Ora andiamo a vedere se è ancora lì. Ragazzi, è ancora lì, guardate, è proprio lì. Ma io non capisco, ragazzi, che ci fa un pony nel nostro giardino? Però non mi interessa, perché da tanto che ne voglio uno di pony. E ora ce l'ho proprio qua in giardino, tutto mio. Oh, che carino. Oh, è troppo bello. Oh, wow, ma sarà un maschio o una femmina? Boh, non lo so. Ciao, come sei carino. Che è? Ah, che carina. Allora ho deciso, te sarai una femmina e diventerai la mia migliore amica. Che carina. Però ti devo dare un nome. Che nome ti posso dare? Teresa? No, non mi piace. Aurora? No, nemmeno. Ti chiamerò... Che idea! Bloom! Però Bloom, devo stare attenta che il babbo non ti scopra, perché di sicuro non ti farà rimanere qua. Ma mi sa che c'hai fame. Che cosa possono mangiare i cavalli? Se voi ragazzi lo sapete, scrivetelo nei commenti per favore. Bloom, aspetta qui che lo vado a chiedere al babbo. Babbo, babbo, babbo! Di nuovo qui, dimmi, Giorgia, che c'è questa volta? Ma secondo te cosa mangiano i cavalli? Che domanda è? Perché me lo chiedi? È così, a caso. Ah, vabbè, allora, aspetta, che cosa mangiano? No, l'insalata la mangia la tartaruga. Forse mi sa di aver visto in televisione che i cavalli mangiano le carote? Però non saprei, Giorgia, perché io non ce l'ho un cavallo, quindi non lo so. Ah, va bene, ok. Vai. È proprio strana oggi. Dove potranno essere le carote? Forse in questo cassetto. Vediamo, eccole. Trovate. Una. Due carote, perfetto.
e che ci fa con due carote in mano? Babbo, devo fare merenda. Con le carote? Eh sì, babbo, perché non le posso mangiare? No, no, vabbè, le puoi mangiare. Va bene. Di solito mangia i plum cake, oggi le carote. Boh. Ma basteranno due carote a un cavallo? Boh, vabbè. Blum, guarda cosa ti ho portato, la carota. Tieni. Tieni anche questo. C'aveva proprio fame. Mi sa che una carota non gli basta. Adesso se ne do un'altra. Blum, ecco un'altra carota. Tieni. Allora ti piacciono le carote? Che carina. Vieni, fate un giretto. Blum, andiamo. Ah, mi sta tirando. Andiamo. Tu sarai la mia migliore amica, la mia amica del cuore. Io ti voglio tanto bene. Vieni. Ti voglio bene. Oh ragazzi, che bella giornata, sembra quasi estate. Apriamo le finestre e facciamo respirare la casa. Ah, non vedevo l'ora che arrivasse il bel tempo. Cos'è quello? Ma con che cosa sta giocando Giorgia? Ma quello è un cavallo? È piccolino, un pony? Ma cosa ci fa un pony in giardino? E soprattutto perché ce l'ha Giorgia? Salvo! 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 Allora, Salvo? Ma che c'è Cinzia? Ma può essere che oggi non mi riesce a lavorare? Tre volte mi ha chiamato Giorgia, ora te, dimmi cosa c'è? Hai visto cosa sta facendo Giorgia fuori? No, non l'ho visto, starà giocando, l'ho mandato fuori a giocare. Sì, Salvo, sta giocando, ma sta giocando con un pony. Come con un pony? C'è un pony fuori in giardino. Ma sei sicura? Sì, l'ho visto dalla finestra. Ah, ecco, per quello che prima mi ha chiesto le carote. E poi me l'aveva anche detto che in giardino c'era un pony. Però che stai a credere con queste cose? Quindi c'è veramente un pony in giardino? Eh sì, Salvo. Andiamo a vedere. Andiamo. Carina che sei troppo carina, Bruna. Cinzia, ma quello è un pony nel nostro giardino. Te l'avevo detto io. Ora ci credo. Entriamo e vediamo che cosa possiamo fare, perché non si può lasciare lì i pony, no. Andiamo. Salvo, qui bisogna trovare una soluzione, ma che si fa? Sì, sono d'accordo con te, perché non possiamo lasciare i pony nel giardino, perché mi mangia tutta l'erba e io ci ho impiegato un anno a curarla e poi mi fa le cacche, che non sono piccole, sono grosse così, quindi bisogna trovare subito una soluzione. Dai Salvo, andiamo a chiamare Giorgia e proviamo a spiegarglielo. Ok, non sarà tanto contenta. Lo so. Oh, ma che schifo, Blum! Hai fatto la cacca! Adesso che glielo dici al babbo, che schifo! Giorgia! Giorgia! Sì? Giorgia, dai, tanto non ce la fai col tuo corpicino coprire i pony. L'abbiamo visto. Giorgia, ma che ci fa un pony nel nostro giardino? Non lo so, l'ho trovato. Ok, però vieni con noi, lascialo lì, che ne dobbiamo parlare, perché non si può tenere i pony in giardino. Va vieni bene. Un attimo. Giorgia, allora ti spiego, il pony non è nostro, io non so neanche come fa a essere nel nostro giardino, è probabile che sia scappato a qualcuno e questo qualcuno lo sta anche cercando e non sa dov'è, e secondo me bisogna cercare la persona che l'ha perso, e non si può tenere un pony in casa. No, babbo, ti prego, io lo voglio tenere in casa, siamo diventate migliori amiche, è da tanto che lo desideravo, fammelo tenere, ti prego. Giorgia, ma non lo possiamo tenere, Giorgia, ma non è un cane, dice, vabbè, lo porta a guinzaglia a giro, è un cavallo, un pony, però è grosso, non si può tenere, e poi mi mangia l'erba, fa la cacca, non si può lasciare un pony in giardino, Giorgia, dai. Ma poi, Giorgia, dove lo teniamo? Non abbiamo lo spazio, Ma come, babbo, con tutto questo giardino immenso non c'è spazio? Sì, forse c'ha ragione, però, Giorgia, i pony non è il nostro, non lo possiamo tenere. No, no. Lo sapeva che andava a finire così, Cinzia, lo sapevo. Dai, babbo, ti prego, babbo, dai. Ti giuro che farò la brava e non scapperò da scuola e non tornerò mai più con un'insufficienza. Ti prego, babbo.
Giorgia, guarda, non lo possiamo tenere, non lo possiamo tenere. Dai, no. Giorgio amore, ma te ne rendi conto che magari c'è il padrone che lo sta cercando, quindi io direi che la cosa più sensata da fare è telefonare alla protezione animali. No, io lo voglio tenere! Dai Salvo, lo sai anche te che è la cosa più giusta. Lo so che è la cosa più giusta e poi te l'ho detto, non lo voglio tenere in giardino. Aspetta, Ok. Pronto? Protezione animali? Ok, senta, e noi ci siamo trovati oggi pomeriggio con un pony nel nostro giardino. È possibile venirlo a prendere e magari trovare chi è il proprietario? Ok. Sì? Come no? Ok, va bene. Ok, bene. Però vi raccomando, fatevi sentire. Arrivederci, grazie. Allora Salvo, che hanno detto? Che hanno detto, vieni così lo senti anche te. Giorgia? Che ti hanno detto allora? Allora, ho chiamato la protezione animali e mi hanno detto che non lo possono tenere perché non hanno spazio. Che bello, sì! Blu, ma almeno puoi restare con me. Blu, potrai restare con me e io potrò giocare con te tutta la settimana. Ragazzi, speriamo che non lo troveranno mai il padrone. Almeno potrà rimanere con me per sempre. Ti voglio tanto bene, Bloom. Ti posso portare a pascolare, in giro. Puoi mangiare tanta erba e anche le carote che ti piacciono tanto. Che bello, sì. Ragazzi, io spero tanto che venga a prenderlo quanto prima, perché sta facendo già le cacche dappertutto. Allora ragazzi, mi sa che dobbiamo chiudere questo video, mi raccomando continuate a seguirci così magari vedrete l'evoluzione, se sono venuti a prenderlo, se rimane a casa nostra, spero di no. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e come sempre se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. Io e Giorgia e Bloom vi salutiamo con un grande wow! Dai Bloom, vieni con me.